Buongiorno a tutti, sono Federico Cairo, un dottorando di ricerca al Politecnico di Torino e un consulente al CSI Piemonte. In questa occasione volevo parlarvi brevemente di Iconvis, che è un progetto open source che abbiamo cominciato a sviluppare l'anno scorso insieme a Giuseppe Futia del centro Nexa. Si tratta fondamentalmente di un visualizzatore di ontologie, un navigatore di ontologie, che riesce ad agganciare data source esterni per permettere l'accesso ai dati semantico. Quindi si passa dalla navigazione dei concetti nell'ontologia all'accesso ai dati veri e propri. Inoltre, Iconvis è connesso ad alcuni dataset, ad alcuni repositories dei linked open data per arricchire i dati presenti nel data source di informazioni in formato RDF accessibili via web. Dunque, abbiamo realizzato una demo che adesso io vi mostrerò brevemente. Live, quindi c'è anche il fattore ok, funziona. Abbiamo realizzato una demo sui dati del portale riuso piemontese, quindi dati.piemonte.it. Quindi abbiamo scaricato i dataset presenti, abbiamo progettato un'ontologia su di essi e l'abbiamo popolata semi-automaticamente. Poi abbiamo agganciato questi dati a DBpedia attraverso processi di disambiguazione e abbiamo ottenuto questa demo che permette, come vedete, di visualizzare inizialmente i concetti principali presenti nei dati. Si possono ovviamente aprire le sottoclassi, quindi vedere per esempio i settori economici, i luoghi, gli eventi, eccetera, eccetera. Quando, per esempio, in questo caso i comuni che sono presenti nei dati, si possono continuare a guardare tutti i comuni finché appunto non si sceglie uno di questi e si vede come esso è collegato a tutti gli altri dati presenti all'interno, in questo caso di dati.piemonte.it. E cliccando su questo bottoncino si chiamano i dati da DBpedia. C'è anche una collocazione geografica, ovviamente, e i dati sono quelli di DBpedia. Infatti, se clicchiamo qui abbiamo la pagina, questa è un po' più tecnica, non so se può interessare, la pagina ufficiale di DBpedia per quella particolare entità. Questo fondamentalmente che cosa... Scusate, ovviamente il proiettore taglia ai lati, già finito. C'è anche il poster, che quindi sarà durante la poster session. Se avete domande, ulteriori approfondimenti, potete chiederla. Il sito è iconvis.polito.it. Ok. Mio nome è Thomas Margoni e sono il manager del progetto Selilli, che ora vi faccio vedere. Eccolo qua. Selilli è il servizio licenze libere del centro Nexa e si struttura come un servizio offerto agli utenti di licenze libere. È un servizio di tipo legale, economico e tecnologico, e offriamo principalmente due tipi di prodotto, tra virgolette, servizi di tipo informativo e servizi di tipo di consulenza principalmente legale. Durante gli ultimi 5 anni abbiamo trattato più di un centinaio di casi a differenti livelli. Il livello base è quello di tipo informativo e abbiamo anche proceduto alla realizzazione di 5-6 consulenze vere e proprie. Ci serviamo di un team di avvocati specializzati nella tematica del diritto d'autore. E come vedete il sito è in aggiornamento, questa è una novità del 2011 e infatti a breve introdurrò Giulia e Simone, che si sono incaricati principalmente di questo tipo di attività. La quantità di dati che abbiamo creato durante gli ultimi 5 anni è secondo noi molto molto importante.
Noi abbiamo sempre cercato di pubblicizzare al massimo sul sito la nostra attività, tant'è vero che per ogni consulenza che forniamo richiediamo una versione anonimizzata da poter postare online, per cui i casi che abbiamo trattato, se vi collegate al sito, qua su risultati, lo vedete anche sulla barra, sulla colonna di sinistra, ci sono i risultati suddivisi per anno. Giulia ha fatto un grandissimo lavoro di raccolta di tutti i dati per ora del 2010 e li potete vedere qua, ma adesso passerò chiaramente la parola a lei. E lo scopo della riorganizzazione del sito, incarico che è stato svolto e continua ad essere svolto da Simone Aliprandi, è quello di rendere ancora più fruibile i dati che abbiamo creato durante questi 5 anni di attività. Per cui se Giulia e Simone vogliono venire e dare una brevissima descrizione di quello che hanno fatto durante questo anno, qui ho anche il librettino, la versione stampata che abbiamo creato e che potrete, se siete interessati, avere all'information desk. È anche scaricabile in versione PDF sul sito, ma farei molto velocemente, come ha anticipato Thomas, mi sono occupata per l'appunto di creare, diciamo, una sorta di report dei casi trattati da Selili nel 2010, con la finalità non solo di permettere la circolazione di questo report all'interno di Selili, ma di renderlo anche disponibile per gli utenti, per cui sono state analizzate le varie richieste che sono arrivate a Selili, in maniera tale da creare una sorta di mascherina con i dati sensibili facilmente rimovibile nel momento in cui questi dati vengono messi a disposizione agli utenti. E l'analisi poi delle diverse richieste è stata divisa in una sezione di analisi fattuale, dove sono stati rimossi ovviamente i vari riferimenti all'utente e ai vari progetti in relazione al quale il parere è stato richiesto. Vi è stata poi una riformulazione del quesito non sempre richiesto in termini chiari e un'analisi delle questioni di diritto che sono state toccate da quel particolare caso e infine una sorta di massima del parere fornito da Selili. No, la cosa che volevo farvi vedere, oltre appunto a sottolineare la rilevanza di questo libricino che insieme alla stessa, diciamo, alle stesse informazioni in versione digitale, rende disponibile all'esterno tutto quello che è il contenuto di una mailing list chiusa, perché Selili dà informazione anche a chi voglia far partire un business model nuovo, a chi abbia un dubbio di aver fatto qualcosa che è al limite della legalità per il copyright. Quindi noi non abbiamo una mailing list aperta per queste richieste, perché ci sono problemi legali, ci sono problemi che possono essere connessi a un business model che deve ancora essere lanciato. Quindi la mailing list di Selili raccoglieva un sacco di informazioni non disponibili verso l'esterno, ragion per cui c'è stato tutto questo lavoro che ha fatto Giulia di anonimizzazione, generalizzazione del parere dato nella lista e quindi esposizione all'esterno di questa informazione. La versione digitale in più permette di utilizzare le tassonomie di Drupal, per esempio, per poter vedere tutti i pareri che riguardano, non so, la clausola non commerciale delle licenze Creative Commons. Quindi voi trovate una licenza sul non commerciale, non è esattamente la cosa che volevate sapere voi, ma ci assomiglia. Qui in alto avete appunto clausola share alike, clausola non commerciale, che sono dei filtri che vi espongono tutte le cose che sono conformi a quella tassonomia nell'archivio del progetto Selili che sta crescendo. Quindi chiudiamo qua. Buongiorno a tutti. Io avevo presentato in modo più approfondito il progetto SICAN in uno dei mercoledì di Nexa. E quindi, diciamo, questo è un rapidissimo aggiornamento che è soprattutto non su quello che è stato fatto, ma su quello che vorremmo fare molto presto. Per chi, diciamo, non ci fosse stato l'altra volta, SICAN non è altro che un software utilizzato per creare dei cataloghi di open data. Quindi
un catalogo come Data Hub, che è, diciamo, quello dedicato a raccogliere tutti i dataset open da tutto il mondo. È un catalogo gestito dalla community, oppure altri portali come per esempio quello famosissimo ormai del governo inglese. Abbiamo anche un catalogo italiano, che è quello su cui stiamo lavorando, però di questo, diciamo, non vi faccio vedere moltissimo. L'unica cosa veramente interessante di questo è che abbiamo iniziato, e purtroppo siamo ancora, diciamo, a metà strada, ad importare qua moltissimi dati che sono stati raccolti dal progetto IVPSI, e questo ovviamente significa avere accesso a moltissime informazioni anche su quali siano i dati aperti e quali invece non siano aperti. Sono ovviamente moltissimi quelli ancora non aperti. Vi faccio però vedere un po' più nel dettaglio questo, perché essendo una versione più aggiornata ha anche delle funzionalità più interessanti. In particolare, una funzionalità interessante su cui abbiamo iniziato a lavorare veramente da poco è la possibilità di avere dei metadati geospaziali. Io ho un piccolo background nel mondo della geografia digitale, e la possibilità di aggiungere al catalogo direttamente delle informazioni su quale sia l'area geografica di copertura di ogni dataset permette poi di fare delle ricerche che non siano soltanto indirizzate da termini di ricerca particolari, anche geografici, ma propriamente da una query spaziale. Vi faccio vedere un esempio, ed è veramente poco più di un esempio, però, di un dataset importato dal catalogo degli Open Data della regione Emilia-Romagna. Non me ne vogliano tutti quelli che hanno lavorato su Open Data Piemonte, però diciamo, quello lo conosciamo bene. Il portale dei dati dell'Emilia-Romagna è nuovissimo, quindi è un po' per dargli il benvenuto. E la cosa interessante è che, oltre a diciamo, le risorse scaricabili di questo dataset, tramite una struttura abbastanza semplice con le coordinate, è possibile aggiungere una visualizzazione di quale sia l'estensione geografica di questo dataset. Penso che si veda malissimo nel proiettore. Comunque, questa è l'Emilia Romagna. Questo ovviamente apre moltissime strade per il processing automatico dei dati. Non si tratta soltanto di vedere una mappa sul sito, ma per fare interrogazioni di grandi quantità di dati. Dell'importazione di VPSI ho già parlato. Vi faccio vedere l'ultima cosa su cui stiamo lavorando io e Maurizio Napolitano, che è una cosa un po' forse sovversiva, però funziona, siamo abituati a fare così. Stiamo cercando di vedere quanto sia open il catalogo degli open data del governo italiano. Per ora non sta andando benissimo, però ci piacerebbe riuscire ad importare tutti questi dati all'interno del catalogo, proprio per le funzionalità aggiuntive che SICAN garantisce. E stiamo anche pensando di dare un po' una specie di accelerata a questo catalogo di open data italiani, e l'idea è quella di lanciare una piattaforma che si potrebbe chiamare daticomuni.it, proprio per mettere l'accento sul fatto che questi open data non sono soltanto una cosa per chi ha le capacità tecniche, ma sono dati veramente a disposizione di tutti, quindi dati comuni. Grazie. Thank you. I will save some time by not introducing me again, so hopefully this will be 4:30. I will show you the website RespectMyNet I described earlier. .net here. A question: are there any web designers in the room? Okay. Obviously, we need more web designers, but yeah, you won't help. Are there any Python programmers in the room? Aha. We need your help as well. The website so far is very simple and lacks some very basic usability features. What you can see on the homepage is statistics of the reports that were confirmed so far. So that's 72 reports
from 9 member states of the EU, and that's 26 operators in the EU that are reported violating net neutrality in a way or another. So we have some featured cases on the homepage, but it's not really interesting. What you can see here is the form we use to fill a new case, a new report. So I could say here that BitTorrent in France for the operator SFR that was already in the database on test contract, which is a mobile line. Oh, wait. Windows machine. Connection is slowed down. And etc. Tests. Strange keyboard. How do you? Okay. And that's a complicated. That's a trick. Oh, wait. I think that's 6. Okay. So it's basically very manual at the moment, and we hope indeed that we'll be able to interact with Noibot and other very cool projects. So far, we recommend to start monitoring by using Noibot, but we plan on making a very much more detailed tutorial. And so far it's manual, and it's mostly network nerds who help us filling it, and we hope this will evolve. You can also contribute to the project by moderating the reports that are submitted, by moderating the comments. So this is also something you can do as of today if you want to contribute to the project. But the most interesting part, of course, is the list of the cases. We have it represented on a map here, where the color doesn't really accurately report the number, but yeah, we're still working on it. And you can see, for instance, that if we look at here, Italy, we have 3 reports for Italy, one on Vodafone, one on Wind, and one on Telecom Italia. And for each of them, you have only one confirmation. So this is also something you can do as of today, is go and check with the reports that have been done and click on the bottom here, Me Too, by submitting your email address so we are sure it's not spam. So if you are registered on Vodafone and you notice that a voice over IP cost you €8 a settimana, then you can click I confirm, and this will be one major violation that we'll be able to report with a stronger voice to Nelly Cruz ultimately. I think that's probably already 4 minutes or something, so that will be it. And you understand the core message is that, well, you can contribute and help us make it better. Thank you. 5 minuti su Cloud API è una cosa veramente impossibile, quindi rinvio a tutto il materiale che c'è nella sezione Cloud Computing, che è presente sul sito di Nexa. Io vorrei focalizzare l'attenzione solo su alcuni aspetti che sono, diciamo, cruciali nella valutazione del cloud per la PA. Innanzitutto viene considerato come una opportunità. Perché è un'opportunità? Ci sono due elementi, due driver che sono tradizionali, che sono quelli dell'ottimizzazione dei processi e quella della riduzione dei costi. Sulla riduzione dei costi, un recente studio che è stato citato, ma ce ne sono anche altri, ci dimostra che in realtà questa riduzione c'è sulle grandi entità e può non esserci, cioè essere molto ridotta sulle entità di minore dimensioni. Quindi il costo probabilmente non è l'unica cifra che va considerata. C'è un effetto però di efficienza. Infatti anche in questa survey, che è recentissima perché è di ottobre-novembre 2011, emerge che sotto profilo dell'efficienza la maggior parte, 93% dei casi, degli utilizzatori che sono passati al cloud hanno registrato un'efficienza, una maggiore efficienza dei propri sistemi. Allora, questi due ragionamenti applicati alla PA permettono di considerare il cloud come un'opportunità. Perché? Perché innanzitutto la PA si presenta come un sistema complesso, come un sistema integrato, ma nello stesso tempo anche un
sistema clusterizzabile, cioè un sistema che può essere facilmente aggregato per istanze similari e che ha bisogno di una certa interoperabilità. Allora, il cloud è nient'altro che una tecnologia, ma l'uso di una certa tecnologia può influire nel ridisegnare quelli che sono i processi gestionali di un ambito. In questo senso, il passaggio al cloud potrebbe favorire innanzitutto una aggregazione delle varie architetture disponibili, quindi una semplificazione della complessità, potrebbe favorire una economicità anche, e questi non sono solo profili gestionali, sono anche profili normativi, perché l'economicità, l'efficienza della pubblica amministrazione sono principi vincolanti anche declinati in varie norme più specifiche. Non solo, c'è un effetto positivo sulla standardizzazione e sulla certificazione. Le responsabilità e ancor più le responsabilità che deriveranno dal regolamento comunitario in materia di data protection, le cui bozze sono rese note da poco, sono responsabilità abbastanza precise anche e soprattutto in termini di valutazione di privacy impact assessment, che viene chiamato data protection assessment. Quindi ci saranno tutta una serie di obblighi di sicurezza che non è detto che siano agevoli da gestire a livello locale, ma attraverso aggregazioni possono anche essere ottimizzati con un livello di competenza maggiore. Ci sono inoltre delle semplificazioni, volendo, sotto profilo della formazione, della facilità, si riesce magari a individuare meglio un soggetto che sia responsabile, anche qua sotto profilo della responsabilità il regolamento forza aumenta il livello di tutela garantita fino ad oggi, e ovviamente una piccola amministrazione, una media amministrazione, non è detto che l'allocazione delle responsabilità sia ottimale, perché potrebbe esserci un funzionario che è nominato responsabile ma non avere tutte le competenze specifiche. In più c'è anche, per toccare il tema anche della giornata, diciamo, c'è un effetto anche di condivisione dei dati e quindi un potenziale volano anche per il tema dell'open data, perché se io aggrego le varie istanze informatiche induco anche a avere formati compatibili, induco anche a avere dei formati, uno scambio, una condivisione di informazioni che poi può anche essere usato per mandare fuori queste informazioni. Quali sono le criticità? Le criticità sono che innanzitutto bisogna capire chi aggrega che cosa, come si fanno le aggregazioni, e questo non è semplice, perché a livello generale è facile individuarle, abbiamo tutto il settore istruzione, abbiamo l'amministrazione locale e via dicendo, abbiamo la sanità, però poi chi è che fa leadership, e questo è importante. Il secondo aspetto, ci sono diversi livelli di efficienza all'interno della pubblica amministrazione che devono essere ottimizzati se andiamo verso un'architettura condivisa. C'è il problema poi italiano del digital divide, e poi c'è un problema, diciamo, se vogliamo, internazionale, nel senso che i fornitori cloud, i maggiori fornitori cloud sono player statunitensi, e questo apre tutta la questione del flusso di dati transfrontalieri verso gli Stati Uniti, con le implicazioni correlate al Patriot Act e a questo, le norme che fanno capo al Patriot Act, che alla luce del nuovo regolamento, salvo che venga modificato, il nuovo regolamento tende a rafforzare la tutela dei dati europei rispetto agli statunitensi, e di conseguenza avere un fornitore straniero può essere una criticità, come è stato già dimostrato a norma vigente nel caso dell'Olanda e nel caso della Germania. Negli ultimi 20 secondi, l'applicazione operativa all'interno di Nexa qual è? È un progetto che insieme a Raimondo Iemma abbiamo messo in fase di realizzazione, che ha come output, l'orizzonte dovrebbe essere aprile 2011. Noi vorremmo mappare 2012, dovremmo mappare l'area piemontese facendo dei casi aziendali sulle sanità, scuola e enti locali, vedere quali sono i costi ad oggi, valutare quali sarebbero i costi passando al cloud, prima con casi di studio e poi con una survey generalizzata, e su questa struttura di costo agganciare l'argomento normativo, quindi valutare quali sono le implicazioni normative. Grazie. Ringrazio veramente tutti gli speaker di questa sessione per aver rispettato i tempi e le regole draconiane. In questo modo ci siamo riservati quasi 10 minuti per le domande, che naturalmente possono essere indirizzate a tutti quelli che hanno parlato in questa sessione. Yeah, my question was for Mr. Zimmerman. I was looking at the form and I didn't see anything about bit rates or speed tests, and I think they might be useful because you know that
net neutrality, and it always it could be also confused with just a low a slow line, and a lot of the problems might be in the house, you know, the outlets, this and that and the other. I worked for some years for technical assistance, wind, and so I've seen a lot of these problems. And well, 50% it's a provider problem, 50% it might just be an old house. And in 2005, when you used to talk about bitrate or speed tests, the user had no clue of what you were talking about. But now in 2009, it was different. So nowadays, it won't be difficult for somebody to understand what you're talking about, and it would be really helpful, I think. It's just an observation. Thank you for your suggestion. Well, as you understood so far, it is directed to people who are a bit experts at network. We provide all definition of net neutrality as a guideline to what we want to have submitted, and try to make the form as explicit as possible about it. But we'll integrate your suggestion, and you could join our mailing list and contribute. Io avrei una domanda su cloud e pubblica amministrazione. Volevo chiedere se ci sono già delle esperienze e delle buone prassi, cioè comunque delle esperienze avviate in Italia e in altri paesi, e insomma delle sperimentazioni. Grazie. Allora, c'è l'amministrazione va un po' in ordine sparso, nel senso che vanno i vendor dalle singole amministrazioni e propongono il cloud. Ci sono state però delle posizioni, ci sono state delle indicazioni dal garante che sono tuttavia abbastanza generiche per il momento. Ci sono state dei riferimenti al tema nel provvedimento di DGPA sulla sicurezza, però anche lì c'è poco. E c'è forse la cosa un pochino più strutturata è la carta di Castelfranco, che è stata approvata a Castelfranco Veneto, che riguarda il cloud per la PA sanitaria, e riprende tutto sommato dei consigli nel scegliere il cloud che noi troviamo anche all'estero, in Svezia o in Svizzera, in altri soggetti, in altre nazioni. E manca ad oggi una sufficiente attenzione per questo aspetto. Ci sono stati dibattiti, convegni, eccetera, sì, però a livello di input centrali non c'è una raccolta delle best practices in corso, non c'è neanche una guideline specifica. Teniamo conto però che il tema è appena all'inizio, se vogliamo, nella sua implementazione nella PA. Ecco. Io ho una domanda su Selili, non mi ricordo il nome della persona. Volevo sapere se vi occupate anche di licenze di pubblicazione, cioè quelli che gli autori, per aiutare gli autori appunto a pubblicare, licenze alternative del tipo license to publish, di questo tipo. Noi ci occupiamo principalmente di licenze libere, per cui nel campo software sarebbero GPL, per esempio, nel campo, chiamiamo letterario, principalmente Creative Commons, licenze simili. Dunque, se la pubblicazione vuole essere fatta attraverso la licenza Creative Commons, possiamo anche analizzare la relazione tra licenza e pubblicazione e gli eventuali gli aspetti, diciamo, relativi al contratto di edizione oppure alle necessità dell'editore. E se non erro, in un paio di occasioni ce ne siamo occupati. Esatto. Tuttavia, a meno che non vi sia un interesse specifico alla distribuzione con o una Creative Commons o licenze similari dedicate all'open access, no, fuoriuscirebbe dai nostri scopi. Sì. Sono pubblicati come o sotto consulenza, sotto i casi trattati. Non sono pubblicati ancora tutti i casi, tutti i 5 gli anni. Dunque, se non lo dovesse trovare, cioè, ci posso semplicemente scrivere un'email, ma li pubblicheremo a breve anche quelli che non sono tuttora presenti.